Ben ritrovati o benvenuti sul canale Big Tree se questa è la prima volta che ci venite a trovare. Oggi in questo video analizzerò per voi quello che più mi ha colpito in queste prime partite di Conference Finals, cioè la difesa meravigliosa e incredibilmente competente e sofisticata, aggiungerei, dei Golden State Warriors. Sigla! Ma ovviamente prima di cominciare questa analisi vi ricordo come sempre di aiutarci a crescere e di supportarci iscrivendovi a questo canale se ancora non l'avete fatto, di lasciarci un bel like sotto a questo video e di cliccare su quella stramaledetta campana così ogni nostro nuovo video vi arriverà subito la notifica. Grandie varietà! Sì, non sto parlando del bagaglino o altre robe simili, no, varietà, nel senso che Golden State ha veramente utilizzato un sacco di tipologie di difesa differenti. Ma prima di andarle a vedere, cerchiamo di capire come mai Steve Kerr, che sappiamo essere uno dei migliori allenatori della Lega, se non il migliore, anzi probabilmente il migliore attualmente, perché ha deciso di mischiare così tanto le carte? Beh, mischiare così tanto le carte è anche la risposta. Perché quando ti ritrovi a difendere contro Dallas, cioè una squadra che ha un mega creator, Luka Doncic, che sa leggere il gioco, che sa leggere le difese così tanto bene, come probabilmente nessuno nella Lega, ora come ora, e riesce tramite il pick and roll veramente a portare solitamente la difesa dove vuole lui, a fargli commettere errori, a fargli commettere delle distrazioni, a fargli avere dei dubbi su quale sarà poi la sua effettiva scelta, che alla fine compromettono la tenuta difensiva e consentono a lui o ai compagni di segnare dei canestri talvolta anche relativamente facili. Perché appunto, se devi difendere su un giocatore del genere, quello che devi fare è cercare di non dargli mai punti di riferimento e quindi cambiare continuamente il modo in cui lo si difende, per appunto non far sì che lui si adatti e non riesca mai a leggere allo stesso modo la difesa. Questo potrà funzionare in tutta la serie? Non lo so. Luka Doncic riuscirà comunque ad adattarsi, adeguarsi e a capire quello che deve fare per far sì che la difesa vada in crisi? Ci può stare come non ci può stare. Sicuramente questa impostazione di Steve Kerr è una ottima e solida base per avere un vantaggio sugli avversari. E quindi vediamoli quali sono questi tipi di difese che Steve Kerr ha adottato. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che solitamente Golden State è una squadra che cambia e cambia molto sui blocchi, sui pick and roll. Invece questa volta hanno deciso di non cambiare sempre, anzi, di rimanere col proprio uomo. E in quali circostanze? Soprattutto nelle circostanze in cui Doncic o anche Brunson vanno a fare mismatch hunting, cioè a cercare il mismatch, a attaccare quello che identificano come il difensore migliore da attaccare, cioè quello più debole o comunque sia quello più piccolo, quello che gli dà dei vantaggi. Spesso sono andate alla ricerca del mismatch contro Stephen Curry, uno Stephen Curry che è migliorato tantissimo nel corso degli anni difensivamente e uno Stephen Curry che si dà dal canto suo un grandissimo da fare in difesa, è diventato sempre più competente a livello difensivo. E quindi come hanno fatto i Warriors a impedire questo mismatch hunting? Prima di tutto facendo show sul pick and roll, ovvero pick and roll, portapalla, palleggiatore Luka Doncic, cerca il blocco. Curry è il difensore del bloccante. E cosa fa? Esce, lascia inizialmente stare il proprio uomo e va a fare show, cioè va a raddoppiare Luka Doncic cercando di forzargli un passaggio oppure mettergli fretta, insomma fargli fare una scelta sbagliata. Però poi non rimane fisso il raddoppio, ma Curry, quando Doncic ha fatto uno o due palleggi, che fa? Prende e se ne ritorna sull'uomo che marcava inizialmente. E questo è fare show, o questo si può proporre anche in delle situazioni di edge. Poi abbiamo l'altra circostanza in cui i Warriors
fanno un pre-switch, cioè per evitare appunto il mismatch, come dicevo prima, cambiano prima. Ad esempio, Curry sta difendendo quello che sarebbe il bloccante, chiama il cambio, dice a Draymond Green: occhio Draymond, che questi insomma chiamano il blocco e vogliono farmi mismatch hunting. Quindi c'è il pre-switch, il pre-cambio, ipoteticamente tra Curry e Green, in modo tale che non sia Curry a dover difendere il bloccante del pick and roll che sta arrivando, ma diventi Draymond Green. E poi si ripete comunque sia le situazioni di show, di edge, che quelle possono essere fatte indipendentemente poi da chi sono i giocatori insomma coinvolti. Però ecco, queste sono tutte le maniere in cui Steve Kerr ha evitato appunto il mismatch hunting. Oppure ha fatto anche altre scelte abbastanza forti, come ad esempio passare dietro il blocco. Passare dietro il blocco che chiaramente ti espone a una tripla con spazio, però è stata questa la scommessa di Steve Kerr, che poi andiamo a vedere in quali altre poi tipologie di difese questa scelta di lasciare spazio alle triple è stata fruttuosa in questa partita. Non so se sarà sostenibile nell'arco di tutta una serie, però sicuramente in questa gara 1 ha fatto la differenza a favore di Golden State. Abbiamo visto in questa partita anche addirittura fare la triangle lane 2, cioè un tipo di zona con due giocatori nelle prossimità del palleggiatore e altri tre giocatori posizionati a triangolo, con solitamente il vertice in alto, a presidio del pitturato. Questo chiaramente cosa comporta? Comporta che si possono fare, come dicevo prima, quelle situazioni di edge e di show che vi raccontavo prima sul portatore di palla. E cosa comporta? Questo comporta chiaramente che avere tre uomini che stanno lì a presidio del pitturato fa sì che comunque gli altri abbiano più spazio, che sono solitamente giocatori aperti sul perimetro. Però perché Golden State ha scommesso su questo? Sì, serata no al tiro da tre, soprattutto di Dallas, che ha tirato con un ignobile 23%, però perché la difesa comunque sia dei Warriors è una difesa così mobile, così duttile, che hanno giocatori che riescono a ruotare ed extra ruotare molto bene per andare a fare close out. E questo è molto importante, perché non tutte le difese, anche delle ottime difese, questo non lo possono fare per via appunto del personale che hanno. Invece i Warriors, con questo loro quintetto small, con questo quintetto molto rapido, possono fare benissimo tutto questo. Poi un'altra cosa che facevano era stare attaccati sempre all'uomo, non concedergli in delle circostanze la tripla, ma cercare di mandarlo dentro, proprio in virtù di queste zone, come ad esempio la triangle and two, che avevano questi giocatori a presidio del pitturato, e quindi cercare di mandare il giocatore in delle circostanze verso la zona più intasata. Hanno proposto anche zone 1-2-2, che vanno sempre in questa direzione qua. Insomma, il game plan è sempre stato quello: non lasciare la palla a chi palleggia, a chi ha palla, ma cercare di spingerlo dentro, lasciare più spazio invece ai giocatori aperti sul perimetro, e quindi andare a scommettere sull'abilità della difesa di Golden State di andare a fare close out, e scommettere anche di conseguenza sulle cattive percentuali degli altri giocatori di Dallas. Abbiamo visto anche la box and one, cioè un giocatore che difende sul portatore di palla e altri quattro messi a rettangolo, cioè a box, a presidio del pitturato. E quindi, vedete, cercano sempre di variare, sempre variazioni sul tema difensivo, ma poi il motivo è sempre lo stesso, cioè cercare di mandare dentro il portatore di palla, togliergli la tripla spesso e, diciamo, scommettere sugli altri. E importantissimi in questo sono stati ovviamente Wiggins, che ha difeso alla stragrande su Luka Doncic. Infatti Wiggins è un difensore che riesce a metterlo molto in crisi, perché è più rapido di Doncic, è bello grosso, quindi riesce a tenere fisicamente Doncic nelle circostanze in cui cerca un avvicinamento al canestro andando in post, riesce a reggerlo bene fisicamente perché è forte e atletico, e sul perimetro riesce a
diciamo, a leggere benissimo quello che fa Doncic e a contrastarlo, perché comunque ha un'ottima rapidità di piedi. Ovviamente tanto è dipeso, secondo me, dalla stanchezza accumulata da Doncic nella serie contro i Mavs, però è chiaro che questo è un primo passo per cercare di far bene contro un fenomeno che offensivamente, a mio modo di vedere, ora come ora, è il migliore in assoluto a livello offensivo. Ovviamente se l'attacco performa al massimo, anche la miglior difesa, anche la difesa più competente deve concedere punti, però te comincia a difendere bene e poi insomma vediamo gli altri come rispondono. Però Wiggins fondamentale, poi di Draymond Green nemmeno ve ne sto a parlare, è chiaramente l'anima difensiva, è il coordinatore generale di tutto, leader vocale difensivo come veramente pochissimi se ne sono visti nella storia, riesce veramente a unire con dei fili invisibili la difesa e fa sì che tutti si muovano alla perfezione, tutti ruotino come devono ruotare. Poi ovviamente Green ha delle letture straordinarie, infatti a volte quando Doncic era spinto dentro lui leggeva, era lì ad attenderlo, lui leggeva che Doncic avrebbe potuto fare un determinato passaggio e andava a chiudergli la linea di passaggio, non raddoppiando Doncic ma andando a chiudere la linea di passaggio, e così metteva ancora più confusione in testa a Doncic, lo intimoriva e faceva sì che perdesse magari un attimo e poi arrivava o una stoppata oppure un aiuto o comunque un tiro contestato che non entrava dentro il canestro. Altro espediente difensivo che si è rivelato vincente in questa gara 1 è stata la difesa di Kevon Looney. Kevon Looney che io francamente non mi aspettavo giocasse così tanti minuti, invece mi ha sorpreso molto in positivo, perché riusciva a stare bene con Doncic, anche lui stava spesso attaccato per non concedere la tripla, o comunque lui cercava di non concedere la tripla, però chiaramente è un mismatch per Doncic, quindi comunque Luca riusciva a crearsi della separazione e a mettere triple, non a mettere, insomma, a prendersi triple che solitamente metteva, ma andavano corte sul primo ferro, e questo è chiaramente un sinonimo di quando hai poca forza nelle gambe, poca esplosività dovuta alla stanchezza. Ecco, però comunque il metodo difensivo è quello giusto, stargli, diciamo, attaccato per togliergli il più possibile la tripla e far sì che il giocatore vada dentro. Questo è stato il motivo difensivo di Golden State. Poi c'è da vedere se tutto questo sarà, ripeto, ripetibile e sostenibile a lungo nella serie, tanto dipenderà ovviamente dalle percentuali sia di Doncic che di tutti gli altri Dallas Mavericks, però il punto che mi fa capire anche e soprattutto che è stato molto anche una questione di fatica sono le percentuali, la differenza di percentuali tra il primo tempo e il secondo tempo, soprattutto di Doncic. Doncic il primo tempo l'ha chiuso con il 45% dal campo e circa il 42% da 3, che sono delle medie più che buone. Invece poi c'è stato il crollo nel secondo tempo. Doncic è vero anche che ha avuto dei fastidi alla spalla, spero che non vadano a inficiare più di tanto la serie, e spero quindi che, insomma, già da gara 2 sia, se non al massimo della forma, però insomma che non sia condizionato dal problema alla spalla. Quindi ragazzi, per concludere il video, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate della difesa così varia, così prestigiativa di Steve Kerr, se credete, soprattutto perché lì si giocherà la serie, tanto in difesa, se sarà sostenibile e sarà replicabile questa difesa qui che comporta percentuali così basse per i Dallas Mavericks. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e noi come sempre ci vediamo al prossimo video!